Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video dedicato ai libri. Siamo ad ottobre e quindi andremo a vedere insieme alcuni dei libri che potremo trovare in libreria nel mese di ottobre. Io me li sono scritti tutti qui e per questo mese di ottobre ci sono un po' di novità, soprattutto per gli amanti di Harry Potter, ma anche per gli amanti di un genere di libro un po' particolare. Ma andiamo con ordine. Il primo si intitola Il ladro gentiluomo. È la storia di Alice, una donna che fa il medico legale di mestiere. Durante il suo lavoro trova nel corpo di un cadavere, nello stomaco per la precisione, un diamante. È una prova veramente molto importante, una prova che lei deve consegnare subito ad un ufficiale giudiziario, del quale tra l'altro si fida perché appena lo incontra lui, molto distinto, molto elegante, le ispira subito fiducia, glielo consegna. E poi questo ufficiale giudiziario sparisce nel nulla, misteriosamente, e quindi lei si ritrova in un mare di guai e partiranno ovviamente tutte le indagini. Questo è un classico giallo, un classico thriller, però insomma mi sembra un po' particolare, soprattutto per il fatto che viene trovato questo diamante nello stomaco del cadavere, quindi più che altro diciamo che l'elemento che mi incuriosiva è questo. Il secondo libro si intitola Chi ha ucciso mia sorella? È la storia di una donna che ha perso la sorella anni prima a causa di un omicidio e da quella volta si è sempre immaginata come potrebbero essersi svolti i fatti. Quindi ha sempre immaginato il contesto, proprio tutto lo svolgimento dei fatti, quello che potrebbe aver provato la sorella. Si è fatta praticamente questo film all'interno della sua mente in cui vedeva tutto o ipotizzava comunque tutto quello che poteva essere successo. Ha sempre dato la colpa a un uomo che lei conosce, che fa il fotografo di professione. Poi un giorno trova una scatola di fotografie e tutti i pensieri che lei aveva in qualche modo un po' si ribaltano, perché comincia ad avere dei dubbi, comincia addirittura ad avere dei dubbi sulla colpevolezza di questa persona e addirittura comincia a sospettare di essere lei ad essere impazzita. Quindi questo è un thriller psicologico. Adesso, per gli amanti di Harry Potter, sono usciti tre libri tutti dedicati al famoso maghetto. Io devo dire la verità, non ho mai letto nemmeno un libro di Harry Potter e non ho mai visto nemmeno un film di Harry Potter. Anzi, forse avevo visto il primo quando era uscito tantissimi anni fa, ma poi io non ho mai più seguito questa saga, quindi non ne so nulla. Però siccome so che Harry Potter è veramente molto molto gettonato e ci sono veramente tantissime persone che adorano Harry Potter, ho pensato di inserire nel mio video questi tre libri che sono un po' una novità. Dunque, il primo si intitola Harry Potter Creature e praticamente è una specie di enciclopedia di tutte le creature magiche, quindi descrive ogni creatura, le sue caratteristiche, il luogo in cui si trova, quindi proprio tutta una panoramica sulle creature magiche e sicuramente per chi è appassionato del genere sarà una lettura molto interessante e molto appassionante. Inoltre nel libro sono contenuti i dettagli del dietro le quinte e ci sono delle analisi di alcune delle scene più famose del film, quindi questo sicuramente per chi adora Harry Potter sarà un libro interessante. Poi, sempre dedicato ad Harry Potter, c'è un altro libro che è un po' particolare perché è un libro pop-up della famosissima scuola di Harry Potter, quindi praticamente tutte le ambientazioni della scuola in 3D, perché questo è un libro proprio pop-up, quindi voi vedrete la ricostruzione di tutta l'ambientazione della scuola in 3D. E anche questo sicuramente per i collezionisti, per gli appassionati di Harry Potter, è un must. Poi l'ultimo libro dedicato ad Harry Potter è praticamente una guida della scuola, infatti si intitola Immaginando Hogwarts. Perché? Perché praticamente attraverso specifiche attività permette di creare il proprio personalissimo set del film. Quindi ci saranno una serie di attività proposte e guidate
che vi consentiranno di creare appunto il vostro set. Poi tutto è arricchito da adesivi, da poster, da materiale comunque che si può utilizzare e staccare dal libro e mi sembra veramente interessante. È praticamente una guida di movie making per principianti. Mi sembra interessante, devo dire che anche se non ho mai letto Harry Potter, questo forse lo leggerei perché mi incuriosisce capire proprio come si può costruire un set cinematografico. Adesso, altro libro un po' particolare, rimanendo più o meno in tema, anche se in realtà è diverso, ma diciamo che rimaniamo nel tema dell'immaginazione e della fantasia. È un libro che si intitola I Signori delle Tenebre ed è un libro game. Chi è della mia generazione sicuramente ricorda i libri game, perché negli anni 90, negli anni 80, negli anni 90 andavano veramente forte. Sono dei libri interattivi che praticamente vi permettevano di scegliere l'andamento della storia, di scegliere anche quindi il possibile finale. Praticamente nel corso della storia vi venivano chieste delle cose, voi potevate scegliere diverse opzioni e a seconda dell'opzione scelta la storia cambiava. Ed erano libri divertenti, erano libri interessanti anche da fare comunque insieme ad altre persone. Adesso è uscita la riedizione della saga Lupo Solitario e il primo libro è appunto I Signori delle Tenebre. È stato pubblicato questo per la prima volta nel 1984. Adesso hanno deciso di fare questa riedizione e sicuramente sarà interessante soprattutto per chi ai tempi li leggeva e magari ricorda anche la propria infanzia, adolescenza, insomma l'età in cui venivano lette queste cose. Il genere è dark fantasy perché comunque ci sono creature misteriose, creature mostruose, luoghi insoliti, luoghi oscuri, cimiteri antichi, quindi insomma un po' particolare e sicuramente sarà avvincente per gli amanti del genere. L'ultimo libro, cambiamo completamente genere letterario, si intitola L'unica storia ed è la storia di un ragazzo di 19 anni che ha una vita abbastanza appiattita, nessuna ribellione, nessuna contestazione, il suo tram tram quotidiano, che incontra un giorno una donna di 40 anni, quindi di quasi 20 anni più di lui, che trova intelligente, affascinante, divertente, spigliata e se ne innamora. Cominciano a frequentarsi. Hanno una storia e poi viene fuori che lei ha una vita molto più squallida e molto più oscura di quello che sembra apparentemente, ma lui, che è un romantico idealista, decide che la salverà e quindi rinuncia a tutto per lei, rinuncia alla sua carriera, rinuncia comunque alla sua vita professionale che comunque si stava per, diciamo, indirizzare verso una strada di successo, ma lui rinuncia, si accontenta di un normalissimo ruolo d'ufficio. Molto più semplice, molto più noioso e banale per stare con lei, però anche questo a lei non è sufficiente perché lei vuole di più e da qui succederanno delle cose che ovviamente non vengono svelate, altrimenti poi non leggiamo più il libro. Questo mi sembra particolare perché sicuramente tirerà fuori degli aspetti psicologici, relazionali, che potrebbero suscitare comunque il mio interesse. Questi sono alcuni dei libri che noi possiamo trovare in libreria nel mese di ottobre. Fatemi sapere nei commenti se avete qualche libro, diciamo così, in lista per il mese di ottobre e io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e vi mando un bacio enorme.